Anno nuovo, profumo nuovo. Confezione regalo di Jolie Profumerie. Allora, ci tengo intanto a fare una premessa: non sono assolutamente pagato da questa profumeria che è situata a Napoli e se non erro, sì, non ci ho mai comprato da questa profumeria che vende brand di nicchia, quindi non commerciali ma nicchia. Questa è la confezione regalo che viene, se volete, aggiunta e sopra un certo prezzo, se non ricordo male, sopra i 75 euro. Se non ricordo male, sopra i 75 euro vi vengono dati 10 campioncini casuali nella scatola. Beh, tanto la presentazione, no? Non mi sembra affatto male. Questi sono i campioncini che ho richiesto io. Sono stati gentilissimi perché hanno anche soddisfatto una mia richiesta. A parte che si è già visto. Questo scatolone lo mettiamo per adesso qua. Come facevo a non comprare Blamage? No, vi dico la verità. Intanto kit 10 campioncini più extra che ho richiesto io e gentilmente mi è stata soddisfatta. È un altro video. È un altro video, ragazzi. Farò un video dove proverò tutti i campioncini che mi hanno dato, tutti, nessuno escluso, dirò cosa ne penso e prossimo video, non so se sarà il prossimo o l'altro ancora, però aspettatevi un video del genere. Della linea Nasomatto di Gualtieri, del genio italiano Gualtieri. Sono disponibili praticamente 10 profumi attualmente e sono, come ho detto anche nell'altro video, Fantomas, Narcotic B, Venus, Nudiflorum, Silver Mask, Pardon, Baraonda, Black Afghano, Blamage, China White e Duro. E di questi purtroppo hanno fatto andare fuori produzione China White. Andando a cliccare sul sito China White c'è chiaramente scritto De Naso Matto China White Extra de Parfum has been discontinued. Ora, pace a China White. A me non dispiaceva. Parlo personalmente, forse l'avrei visto più come profumo ambientale che un profumo da indossare, però non mi dispiaceva. Troppo, se l'hanno discontinuato vuol dire o che non vendeva abbastanza, come successe per Nuda tanti 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 anni fa. Avendo discontinuato China White, sicuramente Gualtieri starà al lavoro di qualche altra sua magia. Andiamo a Blamage, ragazzi. Andiamo a Blamage. Quindi della linea ho voluto prendere, anzi, mi hanno regalato Duro i miei e Blamage. Per adesso sono gli unici due che mi sento
addosso, quindi mi sento di indossare e mi sento sulla mia persona. Questa è la cosa principale. Andiamo a scartarlo. Mi è arrivato ieri e non l'ho scartato, ragazzi, per fare il video unboxing con voi, quindi sentitevi onorati di questa cosa. E non avete proprio idea di quanto io stessi premendo per aprirlo, perché io sono sicuro che questo sarà, non voglio dire parole astrali o fuori luogo, però penso che sarà una mezza dipendenza, però spero di no. Spero di no, nel senso che dobbiamo dare il giusto peso, come sempre, alle cose. Sempre un profumo, però ero veramente emozionato di aver ricevuto Blamage. La plastica io direi che possiamo anche bluttarla. Presentazione viene come praticamente penso tutti di naso matto, quindi cartone davanti che va tipo a coprire tutto il resto. È una scatola che personalmente non mi dispiace. Ed ecco a voi. Folenox! Ah, ne! Vate lei che Christopher! Blamage, ragazzi, blamage. Ragazzi e ragazze, perché comunque questo è un profumo unisex, quindi volendo anche una donna lo potrebbe indossare, anche se personalmente lo vedrei più su un uomo, però mia idea completamente personale. Beh, ragazzi, devo dire che la boccetta non è per niente male. Il solito tappo per i viaggi. Veramente volete paragonare questo tappo a quello da viaggio? Cioè, ragazzi, ma che spettacolo. Un difetto. Un difetto. Vi do 5 secondi per indovinare il difetto, ovviamente per quanto mi riguarda, cosa che non sopporto, però farò uno strappo per questo profumo. Ok. Per chi l'avesse indovinato, me lo faccia sapere nei commenti. Ragazzi, il più grande difetto è la boccetta. È opaca! È opaca! Non vedo il liquido all'interno. È opaca, ragazzi. Quindi, a me le boccette opache non mi piacciono. L'ho sempre detto. Ma non perché non mi piace l'estetica. Cioè, l'estetica è spettacolare, soltanto che non vedo il liquido all'interno. Quello è il problema. Io, almeno personalmente, voglio vedere il liquido all'interno dei profumi. Però, questo è un gusto personale, ragazzi. C'è chi piacciono e c'è chi non. Come tutto, come ogni cosa. Però, comunque, è spettacolare. Anche questo mi sembra legno. Sì. Plastificato però. Plastificato per magari non dar fastidio. Andiamo a provarlo. Il primo spruzzo lo facciamo nella sua casetta d'origine. Oh, what do you smell? The overdose with the Armivione is quite clear. Profumo mi è andato dappertutto.
tanto è il mio profumo del giorno. I miss the sharpness of the Styralil. I think it's a failure, don't you think? I think it's definitely a failure. Really, here the nose is itching, eh? Like all this pepper. Particolare, come ogni naso matto. Questa bottiglia di profumo, aspettate che al contrario non leggo niente, questa bottiglia di profumo fa parte del progetto Naso Matto. La fragranza è una insensata e sfortunata creazione causata da un giudizio errato. Cioè, praticamente Alessandro Gualtieri mi sta dicendo che questo blamage è nato per sbaglio. Ma come si dice, però, dagli sbagli nascono grandi opere d'arte. Quella da qua si sente. Devo dire una cosa, non mi piacciono le boccette opache, però quanto è bella. Cioè, è proprio bella bella, dà proprio un'idea particolare del profumo, spettacolare ragazzi. E questo è il mio secondo naso matto in collezione. Allora, Gualtieri non rileva, come sapete, le note, quindi non vi andrò a fare la lista consueta delle note del profumo perché non ci sono. Cosa ci sento io? Ovviamente cosa ci sento io non è la stessa cosa di cosa c'è dentro, perché io non sono un naso esperto profumiere come Alessandro Gualtieri o qualsiasi altro, però mi può venire in mente qualche nota che conosco, diciamo così, negli anni che ho conosciuto. Allora, io ci sento. Cosa ci sento io, ragazzi? Mi raccomando, cosa ci sento io? Non è detto che ci sia nel profumo, anzi, chiedo venia in anticipo a Gualtieri, se mai dovesse vedere questo video, chiedo venia se dovessi mai sbagliare qualche nota, ma non essendo un naso esperto, non so riconoscere i vari componenti. O meglio, induro, penso al 99% che ci sia il patchouli perché si sente una cifra. Io qua ci sento delle note un po' cuoiate, però non un cuoio oscuro, un cuoio abbastanza fresco, tipo un po' muschiato. Quindi non so se magari ci sia all'interno cuoio, muschi, poi non so se all'interno di Blamage lui abbia messo
una componentistica sintetica chimica non di mia conoscenza. Però io ci continuo a sentire quella sensazione di cuoio, di pelle, però fresca, non una pelle come vi dicevo di quando magari aprite una scatola di scarpe in cuoio e vi viene quella ondata cuoiata di scarpa, no, è particolare. Ecco, forse come se entraste dentro un negozio di tante cose in pelle, cioè, però non solo un tipo di pelle, pelle di quello, pelle di quell'altro, pelle, cioè un insieme di pelli, anche un po' vintage se vogliamo. Ci sento una nota amarognola, però non vi so esattamente dire cosa sia. E se Gualtieri non l'ha dichiarato, vuol dire che non lo vuole far sapere. Però sì, ci sento una nota cuoiata, muschiata, se vogliamo anche un po' cipriata, un filo. E poi c'è questa nota, almeno sulla mia pelle, spicca una nota un po' amarognola, però non vi so dire esattamente cosa sia. Fatto sta che, come le opere d'arte, no? Uno può fare una critica su quel quadro. Ognuno ci può vedere quello che ci vede. La Gioconda di Leonardo da Vinci, uno ci vede una cosa, uno ce ne vede un'altra, uno ce ne vede un'altra ancora. Ci sono 300.000 interpretazioni della Gioconda, ed esattamente come un quadro, un'opera d'arte, la stessa cosa per un profumo. Di questa entità, ragazzi, di questa entità. Perché io un profumo simile a Blamage, un profumo simile a Duro, un profumo simile a Absinthe, un profumo simile a Fantomas, io non l'ho mai sentito. Un profumo simile a Black Afghano, un profumo simile a chi più ne ha più ne metta, vabbè, China White ormai è discontinuo, però un profumo simile a China White non l'ho mai sentito. C'è da dare atto a Gualtieri che non copia. Questa è una grande, 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 grande cosa per me. Perché quando tu hai una creazione in mente, sperimenti, fai, rischi, perché comunque questo era il periodo un po' arrabbiato di Gualtieri, che voleva mettersi in gioco per far uscire delle creazioni incredibili, e ci è riuscito. Non i profumi di oggi, ragazzi, che anche nella Link, non sto parlando solo dei commerciali, ci sono talmente tante copie, quello ha copiato quello ha copiato quell'altro, ci sono una marea di copie. Gualtieri, ve l'ho detto già nell'altro video, al massimo prende ispirazioni, o comunque in quel profumo, faccio un esempio, in Terroni ci posso sentire una punta di Black Afghano. Faccio un esempio, non sto dicendo che Terroni è uguale a Black Afghano, però c'è una punta, ma sono sue creazioni, non sta copiando un altro profumo, e questo secondo me è un grande pregio. Ragazzi, io ho provato a interpretare questo profumo, ho provato a dirvi che note io ci sento all'interno, ma ovviamente non dichiarandole Gualtieri non vi so dire esattamente quali note ci siano. Poi è particolare, vedete adesso, per esempio la nota amarognola non la sento quasi più, perché vedete adesso si sente tanto, almeno io sento tanto, una nota di pelle ma scamosciata, non una pelle di un giacchetto in pelle, non quel classico odore di pelle che sentite quando vi avvicinate a un giacchetto in pelle, ma un odore di pelle quasi scamosciata. È particolare, ragazzi. Io spero di avervi dato un'idea di questo profumo, ma
È veramente difficile con il naso matto darvi un'idea. Per esempio, con Absinthe vi posso dire che sa di umidità di questo sentore umido, però allo stesso tempo legnoso, è spettacolare Absinthe. Blamage pure, c'ha questa tendenza al cuoiato, ma morbido, scamosciato, muschiato, un po' cipro allo stesso tempo, cioè, ragazzi, è da provare sicuramente. E Blamage, se non ricordo male, se non erro, è uno dei più venduti di naso matto, penso sia da uomo che da donna. Che è? Ciao a tutti! No, non lo mettere. Scherzavo, ora cancello tutto. Tanto te metto. No, no, ti prego. Ho una reputazione da mandare Feedback, già che ti sei intromesso, feedback di questo profumo. Definito errore da Blamage, da Gualtieri. Sarà un po' di pelle scamosciata, un po' particolare. ma ci sta l'incenso dentro. Questo non l'avevo percepito, però mi sa che una punta. Allora, calcola che Gualtieri non dichiara le note, quindi potrebbe anche esserci una punta di incenso. Non avevo pensato all'incenso. Ti piace? Disse colui che indossa soltanto Versace Eros. Vabbè, ragazzi, dopo questa perla di fine video, a chi consiglio Blamage? A chi consiglio Blamage? Allora, sicuramente se vi piace il genere cuoiato, muschiato, un po' talcato, un po' di sentore di pelle scamosciata così, Blamage. Però è particolare. Lo dovete provare anche solo per cultura, anche solo per cultura, non è detto che dobbiamo per forza comprare, eh? Anche solo per cultura olfattiva, bisogna provarlo, come tutti i nasomatto e come tutti gli ortoparisi. Comunque lo consiglio ovviamente a chi si veste con giacche in pelle, giacche scamosciate, a chi piacciono tantissimo gli stivali in pelle. Tendenzialmente lo vedrei sia su una persona che fa equitazione, perché mi vengono comunque in mente i pellami, e sia un profumo paradossalmente naso matto. Siamo matti anche noi. Paradossalmente un profumo da tutti i giorni. Cioè, ragazzi, forse è ancora più versatile di duro, forse, lo devo testare, però mi dà quell'idea lì. Quindi sì, ho questa idea riguardo questo profumo e andate a una profumeria di nicchia vicino a casa vostra, andate a provarsi naso matto, andateci, andateci, se siete appassionati di profumeria di nicchia, profumi in generale. Andateci, vi invito veramente caldamente ad andarci. Sicuramente, come tutti i nasomatte di Ortoparisi, non è un profumo per tutti, sicuramente, ci metto la mano sul fuoco, ma provatelo, provatelo ragazzi e ragazze, perché come ho detto, per me è più tendente al maschile, però perché se a una ragazza piacciono i profumi di pellame, di questo genere qua, non lo può mettere? Allora, ovviamente io sono il primo e non lo nego che a me su una ragazza piace sentire odori femminili, floreali, talcati, sexy, sensuali, che risaltano un po' la femminilità. Però è pur vero che non tutti siamo uguali, quindi una ragazza non è uguale all'altra,
C'è quella col carattere un po' più timido, c'è quella col carattere un po' più forte ed estroverso. La profumeria di nicchia tendenzialmente è unisex, che poi ci siano, e io sono d'accordo, delle divisioni tra maschili e femminili, io sono d'accordissimo su questo. Però, siccome comunque Blamage è un profumo di nicchia, ma definito unisex, anzi, ecco, io non l'avevo neanche aperto, ragazzi, il sito, uno dei siti riguardanti i profumi. Questo sito lo definisce legnoso, cuoiato, muschiato, talcato, eccetera, eccetera. E quindi non l'avevo neanche aperto questo sito, quindi un po' conferma che quello che ci sentivo è così, realmente, insomma. Ragazzi, naso matto e orto parisi, a libera interpretazione e a libera analisi, a libera scelta. Io vi ringrazio di essere stati con me in questo video e spero che il video vi sia piaciuto, che vi sia stato utile, magari nella vostra scelta stavate pensando di prendere un naso matto o nello specifico addirittura Blamage. Spero che vi abbia dato qualche sensazione in più, qualche riferimento in più e qualche info che prima non avevate. E usciranno, come vi ho detto, degli altri video, ovviamente. Questo è uno dei prossimi e noi ci rivediamo a un prossimo video. Come lo finisco sto video? Perché spruzzare questo in aria mi sembra un po' uno spreco. Non fa niente.